abbiamo già da stasera avviato la discussione generale e abbiamo unanimemente condiviso l'opportunità di aggiornare la giunta a giovedì alle 3 del pomeriggio, alle 15 del pomeriggio. Il voto finale non sono in grado di determinare quando arriverà. Ieri eravamo al punto che si doveva comunque votare le pregiudiziali e la relazione. In 40 minuti credo, se non ricordo male. Missione compiuta da parte del PDL, questo voto è stato allontanato. Non è che noi dovevamo allontanare un voto, noi avevamo bisogno di fissare una procedura per dei ricorsi pregiudiziali che il Senato non ha mai inserito nei propri regolamenti come elementi per i quali ci sia una bussola per orientarsi. Quindi ieri c'è stata una comprensibile confusione perché evidentemente la Giunta ha visto arrivare questi argomenti forse un po' inaspettati, nonostante i giornali ne avessero parlato, quindi c'è stato un tentativo di strangolare il dibattito, insomma un po' di confusione. Oggi con questa soluzione il Senato ha una nuova procedura e noi abbiamo la possibilità di svolgere le nostre argomentazioni, sapendo che comunque al momento del voto ogni singolo gruppo dovrà fare una dichiarazione su ogni nostra questione preliminare. Si è evitato il voto stasera sulle pregiudiziali? Beh, ma non è che si è evitato il voto, si è proprio trovata una soluzione per risolvere questa questione, si è fatto molto di più. In sede di dichiarazione di voto ogni gruppo dovrà dire: io voglio mandare Silvio Berlusconi davanti a un giudice europeo oppure no, oppure dovrà dire: io voglio mandare questa questione davanti alla Corte Costituzionale oppure no. Lo dovranno dire, se ne dovranno assumere la responsabilità, e questo era quello che noi chiedevamo. Ma che è successo allora questa sera? Ieri si dovevano votare le pregiudiziali. Il collegamento, scusatemi. Il relatore si è rimesso sulla linea del regolamento, nel senso che ieri non eravamo soddisfatti, abbiamo detto che il relatore aveva violato il regolamento. Oggi ha ritirato le pregiudiziali e ha fatto la proposta ai sensi dell'articolo 10. Ha chiesto la convalida dell'elezione del senatore Berlusconi come era prevedibile, però finalmente potremo cominciare la discussione generale e in poco tempo arrivare anche al voto. È stata una vittoria del PDL quella di oggi? Credo che abbiano fatto una marcia indietro, ma non è un problema di vittoria, no. Io credo che sia importante affermare che il regolamento è stato rispettato. Però non si è votato e quindi non si è arrivato a quell'incidente, a quello scontro che si sarebbe creato dopo il voto sulle pregiudiziali. No, ma non era necessario il voto, perché quando vengono ritirate dal relatore le pregiudiziali è ovvio che non c'è più un voto sulle pregiudiziali. Noi avevamo chiesto dalla prima volta che facesse la sua richiesta, senza perdere tempo, senza girare le norme. Finalmente è stato d'accordo su questa impostazione, ha rispettato l'articolo 10, quindi siamo sul binario giusto. In pochi giorni si concluderà anche questa prima fase di discussioni generali con voto. Senatore, il voto finale quando ci sarà secondo lei? Credo nel giro di pochi giorni, perché se cominciamo a discutere giovedì alle 15 credo che in pochi giorni si risolve, anche perché basta calcolare i tempi della discussione generale, all'incirca 20 minuti per senatore per il tempo massimo previsto dal regolamento, quindi per 23 senatori vediamo. Aver ottenuto giovedì l'apertura della discussione, giovedì un pomeriggio dedicato a questo argomento e non una nottata, sicuramente è un elemento importante. Noi abbiamo bisogno di discutere questa cosa, affrontarla, chiarirla nel più breve tempo possibile. Il nostro Paese non ha tempo da perdere dietro un pregiudicato e le sue minacce.